amici, ma che spettacolo! Oggi sono particolarmente gasato perché questa è una figata. Lego Mario, lo monterò con un assistente d'eccezione. Gabri, sei pronto? Sì! Va, allora fai tu l'unboxing. Perché dico fantastico? Perché va a unire il gioco fisico, i Lego, con un classicissimo dei videogiochi, Mario, ma soprattutto multimediale. Si giocherà fisicamente, si giocherà col tablet, con lo smartphone, insomma. Montiamo e poi faccio vedere perché è una figata, sono troppo gasato. Istruzioni digitali, è bello il fatto che c'è anche un'attenzione alla sicurezza online. Vai. Che bella la musichetta di Mario. Connetti il Lego Mario. Mettiamo perché... i repile. Giusto, mentre tu gli metti le pile io racconto come sia un personaggio super tecnologico, perché dentro ha giroscopio, accelerometro e ovviamente Bluetooth per dialogare con l'app. Bellissimo, ho detto Lego Mario Time. E guardate, qua ha gli occhi LCD, la bocca LCD e anche il display sulla pancia che ci dirà cosa fare. Ovviamente è modulare, questo è il kit di partenza che ci vuole per forza. Poi ci sono tutti i set di espansione. Clicco? Clicca. Partiamo dall'1. È ora di montare. Che carino che è col suo cappellino. Step 2 ci insegna come far camminare Mario e guadagnare le monetine. Prova, Gabri. Funziona. Ah, dobbiamo prendere questi tre e metterli qua per vedere. Per vedere se riconosci i colori, perché come vedete sul verde riconosce che è sull'erba, sul blu riconosce che è nell'acqua e sul rosso dovrebbe essere la lava. Sì, lo riconosce, guarda la pancia. Mi piace il fatto che ad ogni step, abbiamo montato un pezzettino, lui ti faccia già vedere come funziona in modo che l'apprendimento sia lineare, un pezzo alla volta, e non ci si incasini con le istruzioni. Ho solo due monete. Due monete. E finito di costruire tutti i pezzi che sono anche dei giochini, delle trappole, Gabri, fai saltare per esempio questa torre. Ah, ci possiamo costruire un percorso come vogliamo con questi pezzi. Acqua, lava, verde, erba. E quindi la fantasia viene ancora più stimolata perché i percorsi sono praticamente infiniti. Abbiamo montato un percorso super bello, si parte, si hanno 60 secondi, bisogna camminare facendo questo movimento sulla lava. Attento Gabri, sulla lava stacci pochissimo, bravo. Punto di domanda, prendilo che vediamo cosa ci dà. Fai vedere cosa ti dà. Monete! Vai! Ok, adesso questo è un altro giochino, bisogna girare, più si gira, più si prendono monete, ma attenzione perché ci sono sempre i 60 secondi per arrivare al traguardo. Gira adesso, noi ce la fai fare un altro giro. Occhio, se si gira troppo cosa succede? Cadi giù dalla giostra. Oh, prendi la nuvoletta. Vola con il movimento giusto per prendere altre monete. Bravissimo, sei arrivato. Qua devi abbattere il mostro finale 5 volte, devi schiacciarlo e poi si arriva alla fine. Guarda là e il risultato ti dirà quante monete hai. 61! Ma sei stato grandissimo, 61 monete, e ti dice anche dove le hai prese. Cammino così, dai che prendo monete, salgo, moneta. Sulla lava, aiuto, mi sposto subito in salvezza, tac, torno qua, vediamo il punto di domanda cosa mi dà. Dai moneta, dai, no, nuvola, volo. Com'era per prendere i punti così? Sì, sono arrivato, abbatto il cattivone, lo devo girare. 1, 2, 3, 4 e 5, 13 secondi. Guarda che mi dà anche il contro il rovescio. Ok, ho mandato la moneta. Ah, ce l'ho fatta. Vediamo quante monete. 33. Sei stato molto più bravo tu, Gabri. La cosa bella è che oltre a vedere ovviamente il punteggio nell'applicazione, c'è la possibilità, uscendo, di andare qua dove c'è il percorso predefinito che vi consiglia Lego come primo percorso, ma qua sotto c'è la possibilità di andare a fotografare la vostra creazione. Vedete, questo percorso è assolutamente a fantasia, ne potete fare infiniti spostando i pezzi, e questa è stata la nostra prima creazione. Creandosi un account si può anche
condividere. Ma adesso expansion set, ma soprattutto vestiamo Mario. Cosa fa questo kit? Li fa arrampicare sui muri e gli dà monetine quando si arrampica sui muri. E anche l'app l'ha riconosciuto. Guarda che dorme Mario. Bellissimo. Adesso direi, Gabri, che andiamo a mangiare e poi montiamo il castello. Via! Vai Gabri, facci vedere questo castello. Vado subito dallo scheletrino. Wow, ho battuto. Fatti i punti. Adesso vado da Rebu. Ma attenzione che Rebu gira più velocemente di te, eh? E quindi mi prende. Ah no, è vero, prima devo battere le braccia. Gabri, prendi più 30 secondi. Lì c'è il più 30 secondi. Grande risultato, 10 secondi. Aiuto, non ce la faccio. Bravo. Prendi il punto di domanda. Quanto tempo hai ancora? Stellina. Ok, questa è una genialata. Piano piano. Pochissimi secondi. Ancora, ancora, ancora. Vai, 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 dai, cascato. Vai, grande, grandissimo Gabri. Quanti secondi hai ancora? 13. Vai a sinistra. Vai a sinistra. Basta, hai solo 13 secondi. Bella fine. È stato difficilissimo. Però poi se avevo altri secondi potevo andare anche su quell'altra pista. Ho fatto 65 monete. Grande Gabri, ma non mi hai fatto vedere come funziona l'altalena delle piante carnivore. Adesso te la faccio. No, lo faccio io, posso farla io? No, Dai, la faccio io. Ovviamente ha vinto Gabri, nel senso che ve lo sta facendo vedere lui come funziona. Qua bisogna, vabbè, oltre a andare sulla schiena del mostrino, prendere 30 secondi di tempo in più, andare su questa altalena. Mario riconosce che è sull'altalena e andare a destra e a sinistra per prendere punti senza toccare le piante carnivore. Aia, aia, per guadagnare ovviamente monetine. Sembra facile, eh? Come ti sembra? Difficile. Conclusioni? Fantastico, perché come vi dicevo all'inizio va a unire un mondo di montaggio fisico, quindi divertente anche da costruire, a un videogioco. E poi si videogioca, ma si gioca anche fisicamente. Bellissimo. Adesso Gabri sta giocando con questo set. Tutti i set si possono collegare uno all'altro per creare infiniti livelli. Ovviamente poi c'è anche un gioco di strategia, perché bisogna aumentare il punteggio che si ha a disposizione, il tempo che si ha a disposizione, andando a prendere i QR. Ingegnerizzato benissimo. Avete visto questo castello? Guardate dietro proprio i meccanismi che lo fanno muovere, che fanno girare anche la torre a una doppia velocità. Insomma, fatto veramente bene, bene, bene. Fatta bene anche l'applicazione. Qua, man mano che aggiungete set, si costruisce tutta la vostra città. Se volete potete tornare alle istruzioni per vedere come funziona, ma è tutto molto molto semplice. Qua sotto potete, come avete visto prima, aggiungere delle fotografie delle vostre creazioni, e qua potete vedere tutti i vari pezzi che avete, e si possono avere delle, diciamo, delle altre costruzioni. Vi dà dei suggerimenti per costruire dei nuovi livelli. Insomma, è fatto veramente bene. C'è anche questa parte dove si tiene il totale delle monete, si può creare un account per avere online tutta una serie di vantaggi, anche vedere magari le creazioni di altri. Insomma, fantastico, c'è veramente poco altro da dire. Genialata da parte di Lego e con lo zampino di Nintendo. Messe insieme queste aziende hanno tirato fuori un prodotto che spacca, perché mi sono divertito io che ho 46 anni e Gabri, tu che ne hai 9 e mezzo. Quanto ti sei bellissimo. Divertito? Vero? Dai, adesso spengo tutto e facciamo un altro super set con dei livelli spettacolari. Ciao Lego, grazie di avermelo mandato, veramente fantastico, sono entusiasta. Ciao.